Quest'anno all'ASCO GI abbiamo avuto la presentazione di alcuni contributi relativi ad analisi di sottogruppo che sono state condotte nell'ambito dello studio TAGS e che di fatto sono rilevanti in funzione del concetto di continuum of care che si è sviluppato proprio in anni recenti nel trattamento del carcinoma gastrico in fase metastatica. Ricordiamo che lo studio TAGS aveva evidenziato la superiore efficacia in pazienti pesantemente pretrattati della nuova fluoropirimidina orale TAS-102 rispetto alla sola terapia di supporto, con un guadagno, con un beneficio clinicamente rilevante superiore ai 2 mesi per i pazienti che avevano ricevuto il farmaco rispetto a quelli che avevano ricevuto il placebo. Rammento che alcuni pazienti dello studio TAGS avevano ricevuto il farmaco in terza linea, mentre un'altra quota, oltre 200 pazienti, lo avevano ricevuto in quarta linea. Ebbene, all'ASCO GI di quest'anno è stata fatta un'analisi relativamente all'efficacia del trattamento nei pazienti in funzione della linea in cui questi avevano ricevuto il trattamento stesso. Quello che è emerso da questa analisi è che il farmaco, questa nuova fluoropirimidina orale, è risultata efficace in maniera statisticamente significativa indipendentemente dalla linea di trattamento in cui il farmaco veniva somministrato. Tuttavia, nei pazienti che hanno ricevuto il farmaco in terza linea, il guadagno è stato clinicamente particolarmente consistente, con un guadagno di circa 3,6 mesi nei pazienti che avevano ricevuto il TAS e appunto in terza linea, rispetto ad un guadagno che comunque rimane significativo, ma che in realtà è meno consistente nei pazienti che avevano ricevuto il farmaco in quarta linea. In questo sottogruppo, infatti, il beneficio, pur essendo statisticamente significativo, è risultato pari ad 1 mese e mezzo. Certamente il continuum of care è una realtà nella pratica terapeutica del paziente con carcinoma gastrico metastatico perché disponiamo non soltanto di una efficace terapia di seconda linea, ma anche di una efficace terapia in terza linea. In secondo luogo, l'efficacia della terapia con il TAS-102 è tanto maggiore quanto più precocemente questo trattamento viene attuato, come dimostra la rilevanza del beneficio clinico osservato nei pazienti che hanno ricevuto la molecola in terza linea. Il TASC-1 era già stato presentato precedentemente con risultati direi preliminari sulla progression free survival e all'ASCO GI è stato recentemente aggiornato sulla sopravvivenza complessiva. Per diciamo, entrare in argomento, vi ricordo che TASC-1 è uno studio di fase 2 randomizzato non comparativo, in cui pazienti con carcinoma del colon retto metastatico che fossero giudicati non eleggibili per una terapia intensiva upfront venivano randomizzati a ricevere TAS-102 in associazione a bevacizumab oppure capecitabina in associazione a bevacizumab. Quindi, con la premessa sicuramente che si tratta di uno studio di fase 2 non comparativo, direi che però possiamo trarre numerose informazioni interessanti da questo trial. Innanzitutto sono confermati ovviamente dati di cui avevamo già preso diciamo, coscienza, avevamo già interpretato, anche per le implicazioni della ricerca clinica e poi anche della pratica clinica. Cioè, c'è una progression free survival sicuramente interessante che supera i 9 mesi con la combinazione di TAS-102 in associazione a bevacizumab e una capacità di controllo complessivo della malattia, il famoso disease control rate, che supera l'85% con la combinazione di TAS-102 e bevacizumab. Quindi, pur con i limiti di uno studio non comparativo, questi dati sono assolutamente incoraggianti per l'ulteriore sviluppo di questa combinazione. Arrivano però appunto all'ASCO GI i dati di sopravvivenza e anche qui a questo punto siamo stati meno sorpresi perché ci aspettavamo dei buoni risultati, ma sono sicuramente risultati che in qualche modo hanno catturato la nostra attenzione perché i pazienti che hanno ricevuto TAS-102
hanno sperimentato una sopravvivenza mediana superiore a 22 mesi, che per una combinazione in questo particolare gruppo di pazienti è davvero sorprendente. La popolazione dello studio era composta prevalentemente da pazienti che venivano giudicati non elegibili per una terapia intensiva in quanto anziani, ma anche una quota interessante, un po' sotto il 20% del totale di pazienti che venivano considerati non elegibili per una terapia intensiva in quanto avevano una massa critica di malattia minima, quindi insomma un approccio più progressivo, direi, in questo gruppo di pazienti, e quindi comunque una popolazione di pazienti sottoposta a un trattamento che viene considerato per l'appunto non intensivo, che ha una, poi alla fine una sopravvivenza mediana direi così rilevante. L'altro messaggio che è emerso da un'analisi post hoc che è stata condotta sempre nello studio TAGS è relativo al ruolo dello stato nutrizionale di questi ammalati. In particolar modo si è evidenziato che nei pazienti che presentavano un calo ponderale superiore al 3%, sia nel braccio che ha ricevuto il trattamento con la fluoropirimidina orale, sia nel braccio dei pazienti che ha ricevuto esclusivamente il placebo, è stata osservata una sopravvivenza significativamente peggiore, a conferma che il calo ponderale, quindi una condizione di malnutrizione, rappresentano un fattore prognostico rilevante in senso sfavorevole per questa categoria di ammalati. Questo è importante perché mantenere una buona condizione nutrizionale significa, avere un impatto anche sulla condizione clinica generale, sul performance status dell'ammalato, e questo di fatto si traduce nella possibilità di esporre il paziente stesso a più linee di trattamento efficaci. Dati molto incoraggianti anche sul profilo di tossicità, TAS 102 conferma il suo ormai direi usuale profilo di tossicità, in particolare per quanto riguarda l'euco e soprattutto neutropenia, ma sempre comunque gestibile, sempre diciamo prevedibile, che praticamente incide molto poco poi sulla gestione complessiva del paziente, cioè è uno di quegli effetti collaterali che nella stragrande maggioranza dei casi il paziente non si accorge neanche di star sperimentando, ce ne accorgiamo noi clinici nel momento in cui facciamo gli esami del sangue. Un altro dato interessante è che una quota molto alta di pazienti nel braccio TAS 102 bevacizumab, una quota che sfiora direi il 60%, riceve anche una seconda linea di trattamento, quindi non soltanto ci sono opzioni per questo gruppo di pazienti nella prima linea, ma ci sono anche opzioni poi di strategia che si vanno ben, come dire, ad innescare e a coordinare con quelle che sono le conoscenze attuali e future del carcinoma del colon retto metastatico. Inoltre si conferma che TAS 102 è un farmaco gestibile, maneggevole, che è in grado anche di migliorare il disease control rate in maniera, diciamo, significativa, può essere combinato in maniera, con opzione di successo con l'antiangiogenico bevacizumab, conferma il suo profilo di tossicità, quindi direi che da una parte diciamo la visione del futuro e dall'altra anche la conferma del profilo di un farmaco che ormai conosciamo molto bene.